Abbiamo appena visto che è molto naturale spiegare come mai Venere è sempre nella stessa zona di cielo del Sole utilizzando il modello di Copernico, con il Sole al centro del Sistema Solare, perché Venere è un pianeta interno rispetto alla Terra. Molto meno naturale è spiegare l'allineamento di Venere con il Sole nel modello di Tolomeo, dove la Terra è al centro dell'universo, il Sole ruota su questa circonferenza e Venere ruota su una circonferenza più vicina alla Terra, quindi più interno rispetto al Sole, ma in realtà Venere presenta un movimento complesso nel sistema tolemaico, perché ruota su una circonferenza, che è questo epiciclo, ma il centro dell'epiciclo a sua volta ruota su un'altra circonferenza, che è il deferente, che ha per centro la Terra. Poi in realtà la cosa è ancora più complicata, perché il deferente non è veramente centrato sulla Terra. Comunque, per evitare altre complicazioni, immaginiamo questa situazione abbastanza semplice, dove al centro dell'universo c'è la Terra e Venere ruota su un epiciclo, il cui centro ruota su un deferente centrato sulla Terra. Allora, per garantire che Venere si trovasse sempre nella stessa regione di cielo del Sole, la rotazione dell'epiciclo di Venere veniva fatta avvenire in allineamento con il Sole. Quando per esempio il Sole si spostava qui, allora anche veniva sempre garantito l'allineamento Terra centro dell'epiciclo Sole, quindi questo asse ruotava insieme solidale con il Sole. Quando il Sole ruotava ancora e arrivava di qua, anche l'epiciclo di Venere si trovava sempre allineato sulla congiungente Terra-Sole. È chiaro che questa era un'ipotesi ad hoc, quindi era una specie di forzatura per costringere Venere a stare sempre dalla stessa parte più o meno di cielo dove sta il Sole. Mentre nel sistema di Copernico invece l'allineamento di Venere al Sole è una cosa ovvia e naturale. Con questo aggiustamento ad hoc, in effetti dalla Terra la posizione di Venere è sempre angolarmente vicina al Sole, perché Venere può ruotare su questo epiciclo, quindi può trovarsi in una qualsiasi delle posizioni, dei punti sull'epiciclo. Quando per esempio Venere sta qua, si vede con il massimo scostamento angolare dal Sole, cioè dalla Terra noi vediamo che forma un angolo di 46 gradi, questo rispetto alla linea di vista del Sole, e la stessa cosa quando Venere dovesse trovarsi da quest'altra parte. Noi lo vedremmo discostato di un angolo di circa 46 gradi rispetto alla linea di vista del Sole. Questo è illustrato nelle due posizioni successive, dove io ho immaginato Venere in questa posizione dell'epiciclo, quindi noi lo vediamo scostato rispetto alla linea di vista del Sole di un angolo di 46 gradi, in questo caso da una parte, oppure dalla parte opposta in quest'altra figura. L'angolo di 46 gradi è questo, tra la linea di vista del Sole e la posizione di Venere. La stessa situazione è illustrata qui, dove si vede il Sole ruotare e Venere ruotare sull'epiciclo. E mentre Venere ruota sull'epiciclo e assume posizioni diverse, però l'epiciclo a sua volta ruota sul deferente, che è questo. Tuttavia l'epiciclo di Venere è sempre allineato sulla congiungente Terra-Sole. Congiungente Terra-Sole, epiciclo di Venere. Congiungente Terra-Sole, epiciclo di Venere. Questo disegno in realtà è impreciso, come scritto qua, perché per fare questo disegno ho introdotto una semplificazione, che dopo che il Sole ha compiuto un giro intero, anche Venere è tornato nella stessa identica posizione iniziale. Quindi anche Venere ha compiuto un giro intero sull'epiciclo. Infatti vediamo che Venere qui si trova sull'epiciclo dalla parte distante rispetto alla Terra, poi inizia a ruotare sull'epiciclo, si trova adesso qui sull'epiciclo dalla parte vicina alla Terra, poi continua a ruotare e ritorna nella stessa posizione di partenza in sincronia con il Sole dopo che il Sole ha fatto un giro. Questo in realtà non accade veramente, ma è stato solo un escamotage che ho introdotto per fare la figura, perché il ricongiungimento di Venere con il Sole non avviene sempre nella stessa posizione rispetto alla Terra. Adesso vedremo di nuovo le due animazioni virtuali che abbiamo già visto nei video precedenti e vediamo come effettivamente viene descritto il moto di Venere nel sistema di Tolomeo.
con la Terra al centro dell'universo e Venere che ruota su un epiciclo che ruota a sua volta su un deferente mantenendosi sempre allineato con il Sole.